Cari fratelli e sorelle, che la pace e le benedizioni del nostro Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. È con immensa gioia che condivido con voi il prezioso messaggio del Libro dei Proverbi, capitolo 10, versetto 22. La benedizione del Signore arricchisce e non porta con sé tristezza. Desidero sottolineare la meravigliosa verità che quando Dio benedice qualcuno con ricchezze, non si limita a ciò. Egli concede anche contentezza, pace e felicità, offrendo una doppia benedizione. In questo aspetto, la generosità divina è incomparabile, poiché non solo arricchisce materialmente, ma riempie anche il cuore di gioia. È importante comprendere che le ricchezze, nella loro essenza, appartengono al Signore. Non devono essere attribuite esclusivamente alla diligenza, alle abilità o agli sforzi umani, ma riconosciute come una benedizione concessa da Dio per il duro lavoro e la dedizione dei suoi figli. Inoltre, c'è una dimensione spirituale nella benedizione divina. Quando siamo arricchiti in Cristo, riceviamo ricchezze insondabili che vanno oltre il materiale. Queste benedizioni spirituali ci fortificano nella fede, ci spingono a compiere buone opere e ci concedono la meravigliosa grazia e gloria del Signore. Perciò, cari fratelli e sorelle, è fondamentale fare scelte sagge nella ricerca della benedizione del Signore. Optare per strade peccaminose ed egoistiche, alla ricerca di ricchezze effimere, porterà solo problemi e tristezza a lungo termine. Al contrario, cercare la volontà di Dio e la sua benedizione ci condurrà alla vera felicità e realizzazione. La parola di Dio ci insegna che Egli concede saggezza, conoscenza e gioia a coloro che camminano nella rettitudine. Tuttavia, per gli empi, che non riconoscono la totale dipendenza da Dio, Egli permette che sperimentino abbondanti tristezze. Possiamo, quindi, cercare sempre la bontà davanti a Dio, confidando nella sua provvidenza e guidati dal suo amore. Invito tutti voi a esprimere il vostro accordo con questo messaggio, digitando Amen nei commenti. Inoltre, vi invito ad iscrivervi a questo canale, per ricevere quotidianamente le benedizioni divine e essere rafforzati nel vostro cammino spirituale. Che Dio vi benedica abbondantemente con tutte le ricchezze dei cieli, riempiendo le vostre vite di pace, gioia e vera prosperità. Pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma libertaci dal male. Amen.